logo è nato da un mix di simboli che a mio avviso caratterizzano questa città, questa meravigliosa città. Da lì ho iniziato a disegnare gli archi della cattedrale, il mare, i pesci, ed è nato questo pittogramma, mescolandolo poi a dei colori che si propagano l'azzurro del mare, il verde delle montagne delle Madonie, il giallo del sole meraviglioso che va in Cefalù e l'arancio dei tramonti meravigliosi che si scorgono dal lungomare che bacia questa città. Siamo partiti intanto con un comportamento selettivo molto simile alla percezione del normale visitatore, utente o se vogliamo turista. Quindi la prima immagine era like or dislike, mi piace o non mi piace. E così dei 150 lavori anonimi naturalmente ne abbiamo scartati 140 e siamo arrivati ai 10, chiamiamoli finalisti, che avevano tutti i requisiti per poter vincere, e tutte e 10, in quanto sia dal punto di vista della forma, che dei colori, che dei contenuti, erano in tema ben eseguiti. Poi fra questi abbiamo dato la precedenza, sempre nella forma anonima, abbiamo scoperto poi piacevolmente che era un lavoro eseguito da un ragazzo nostrano, e abbiamo scelto questo simbolo poiché il più fresco, il più moderno, il più giovanile, più capace di far trasferire i valori più ampi, più onnicomprensivi della città di Cefalù, come centro di smistamento del turismo e non come location transitoria, occasionale, mettendo quindi al centro Cefalù. Da qui si possono visitare le Madonie, le Eolie, si può andare anche a Palermo, certamente non mancherà la cattedrale, ma la cosa più importante è che ci sia il pleasure, che ci sia l'holiday all'interno del simbolo, e questo c'è tutto nei suoi colori, nella sua forma, in maniera molto semplice, impattante e immediata. Questa è stata la logica che abbiamo seguito e di cui siamo soddisfatti per essere arrivati peraltro all'unanimità, senza nessuna discordia tra di noi.